Dalia, professore associato di diritto privato presso i corsi di studio in economia qui all'Unibas. Oggi io e alcuni miei colleghi vogliamo presentarvi un argomento interdisciplinare che riesce a coniugare le nostre diverse competenze e conoscenze in ambito economico e giuridico. Parleremo del commercio equo e solidale. Che cos'è? È un mercato alternativo a quello della grande distribuzione che non persegue delle logiche di profitto, ma intende favorire lo sviluppo di un'economia sostenibile di alcune aree svantaggiate. In particolare pensiamo ai paesi a sud del mondo come l'Africa, l'America Latina o anche l'India, che sono i maggiori produttori di materie prime di esportazione e che nonostante ciò versano in condizioni economiche e sociali disagiate. Il commercio equo e solidale vuole rimuovere questo disagio dando un sostegno all'economia locale attraverso diversi strumenti. Sicuramente ce ne sono tanti e non possiamo menzionarli tutti. Il più importante forse è il pagamento del prezzo equo. Praticamente tra il produttore e il compratore viene stipulato un accordo con il quale si definisce il prezzo della materia prima. È un prezzo che rimane fisso, che non subisce le fluttuazioni del mercato e soprattutto è duraturo nel tempo. In questo modo il produttore può contare su un guadagno stabile in modo da assicurare a sua volta un salario adeguato ai lavoratori. Evitiamo in questo modo lo sfruttamento del lavoro in generale e in particolare del lavoro minorile. Inoltre ci sono altre forme di sostegno, come ad esempio dei premi aggiuntivi in denaro, che vengono riconosciuti qualora il produttore scelga l'agricoltura biologica. Con questi premi è possibile sostenere una serie di iniziative sociali che ovviamente vanno a vantaggio di tutta la comunità locale del produttore. Pensiamo ad esempio, non so, alla costruzione di scuole, di strade o anche proprio di centri sociali. Il consumatore è importante in tutto questo processo, forse è il vero protagonista perché è colui che può sostenere e promuovere la filiera equa e solidale. Infatti, grazie alle sue scelte di acquisto, può favorire questo sviluppo sostenibile in queste aree svantaggiate. Ma ovviamente dobbiamo anche proteggerlo. Allo Stato non esiste una normativa compiuta del fenomeno, nonostante sia attenzionato sia dal legislatore italiano che da quello europeo. Però le organizzazioni che operano all'interno della filiera equa si sono date delle regole ben precise. Tra queste abbiamo sicuramente la garanzia di un prodotto di qualità per il consumatore, a volte una qualità superiore a quella del prodotto della grande catena distributiva perché c'è il valore appunto del biologico. Inoltre queste organizzazioni non perseguono degli scopi lucrativi e questo mette il consumatore al riparo da eventuali rischi speculativi. Infine viene prescelta la filosofia della trasparenza. Queste associazioni vogliono dare quante più informazioni al consumatore possibile. Informazioni non solo sulla mission e quindi su quelli che sono i valori, gli obiettivi, il funzionamento del mercato equo e solidale, ma anche informazioni sul prodotto, in modo che il consumatore abbia ben chiaro tutto il processo non solo produttivo ma anche qualitativo del prodotto che va a scegliere. Sicuramente ci saranno in futuro degli interventi legislativi perché appunto sono in cantiere alcuni disegni di legge e anche diversi progetti a livello europeo e sicuramente questi interventi saranno nel segno della prevenzione di eventuali abusi da parte di associazioni e organizzazioni che vogliono sfruttare questa filiera per perseguire degli scopi che non sono etici. Come su ogni mercato, per ogni mercato, anche il fenomeno del commercio equo e solidale può essere esaminato, analizzato, provando a calarsi nelle vesti dell'imprenditore che voglia iniziare a fare impresa, ad operare su di esso. In questo senso, mutuando questa prospettiva di indagine, ci si può chiedere con un minimo di tecnicismo quali forme organizzative si possano adottare per intraprendere un'iniziativa imprenditoriale nella filiera del commercio equo. E si tratta di una tematica classica del diritto commerciale che, tra le altre cose, si occupa di verificare
i modelli organizzativi adottabili dai soggetti, dagli imprenditori che intendano iniziare un'attività economica collettiva. Molteplicità di modelli organizzativi caratterizzati ovviamente da caratteristiche, da peculiarità differenti quanto a struttura e quanto a modelli di governance. Pluralità di modelli organizzativi che conferma un fenomeno ormai consolidato della neutralizzazione degli scopi associativi e della possibilità di perseguire molteplici funzioni, molteplici scopi attraverso queste forme organizzative. Rispetto al mercato dell'equo e solidale, anche l'approccio storico-giuridico consente di verificare come, pur essendosi partiti da forme imprenditoriali caratterizzate e connotate da un marcato volontarismo, ci si sia evoluti verso forme organizzative diverse, più varie, che rispondono ancora oggi alle molteplici anime del commercio equo e solidale, fatte anche di attivismo politico e di una mission sociale molto particolare. Nel nostro ordinamento sono il codice del terzo settore e la disciplina sull'impresa sociale a consegnarci una serie molteplice di modelli organizzativi che possono essere presi in esame, come dicevamo, dall'imprenditore che voglia iniziare la sua attività in questo contesto. Nel codice del terzo settore troveremo il riferimento appunto agli enti del terzo settore, enti di volontariato, ma anche cooperative, imprese sociali, associazioni, fondazioni. Nell'ambito della disciplina specifica dell'impresa sociale avremo la possibilità anche di valutare l'adottabilità di forme tipiche del contesto societario. Di fronte a questa molteplicità di modelli, che non è possibile illustrare in questa sede, è opportuno e utile segnalare in questo momento, in questo contesto, soltanto l'esistenza di un denominatore comune, comune e importante, costituito dall'assenza dello scopo di lucro soggettivo. Quale che sia la forma adottata, in altri termini, l'imprenditore che voglia impegnarsi sul fronte dell'equo e solidale dovrà sapere che il margine di profitto che dovesse anche conseguire nell'esercizio della sua attività dovrà essere reinvestito nell'ambito della stessa attività, il patrimonio sarà vincolato all'esercizio dell'attività, non ci potrà essere il guadagno personale dell'imprenditore. Questo per tutta la durata dell'impresa ed anche nella fase del suo scioglimento. Il commercio equo e solidale riesce ad esprimere i suoi valori di equità e di solidarietà. Lo fa intervenendo su ed agendo su i meccanismi di mercato e in particolare provando ad eliminare i cosiddetti fallimenti del mercato. In particolare offre ai produttori del sud del mondo la possibilità di allargare i propri mercati e quindi di eliminare quelle che sono delle vere e proprie barriere commerciali che altrimenti si interporrebbero tra i produttori del sud del mondo e i mercati occidentali. E soprattutto un'altra leva importante è quella di sottrarre i produttori del sud del mondo dall'azione degli acquirenti locali che agiscono con un potere di mercato molto grande. Un altro meccanismo è quello di, indiretto per certi versi, è quello di sollecitare l'aggregazione dei produttori del sud del mondo, quindi provando a favorire la loro aggregazione in forme come cooperative, consorzi, che in qualche modo aumentano appunto il loro potere commerciale, la loro capacità commerciale.
Un'altra modalità è quella di garantire una copertura anticipata del costo della fornitura, e in questo modo sostanzialmente si prova ad intervenire a correggere il fallimento che interessa il mercato creditizio. Un altro meccanismo estremamente importante che viene messo in piedi dagli organizzatori del commercio equo e solidale è quello del garantire un prezzo minimo. Questa è una forma fondamentalmente di distribuzione del surplus che si genera durante lo scambio, e questa distribuzione, diciamo ridistribuzione del valore, ha una valenza etica ma anche economica, nella misura in cui sostiene la competitività di questi piccoli produttori. Con queste caratteristiche il commercio equo si candida ad essere uno strumento potentissimo per il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile che fanno parte dell'Agenda 2030 sottoscritta dalla comunità internazionale del 2015. In particolare possono agire in maniera sostanziale nel combattere la povertà, nel combattere la fame, nel ridurre le disuguaglianze, nel favorire la parità di genere, ma in particolare possono agire nel promuovere forme di produzione sostenibile e forme di consumo sostenibile, e in questo modo anche agire in maniera sostanziale sui cambiamenti climatici e limitarne gli effetti negativi.